Ciao Antonella, come stai innanzitutto? Ciao, sto molto bene, grazie. Senti, ho sentito il tuo singolo, vorrei che me ne parlassi tu, questa collaborazione con Fiorella com'è andata e soprattutto com'è stato interpretare poi questo brano per te? Allora, la collaborazione, sono molto fiera, orgogliosa, onorata di collaborare con Fiorella. E noi ci siamo conosciute alla finale di X Factor nel 2012, abbiamo duettato insieme. E dopodiché abbiamo mantenuto i rapporti, è nata questa amicizia e Fiorella un giorno mi ha proposto questa canzone dicendomi che secondo lei era una canzone molto adatta a me. Fa, Anto, ascoltala perché secondo me è la canzone per te. L'ho ascoltata e così è stato. E da lì è nata la nostra collaborazione, è nata Non ho più lacrime, abbiamo lavorato sull'arrangiamento, sul testo, su quello che volevamo dire, su quello che volevamo trasmettere. E Non ho più lacrime, quindi il frutto di questa collaborazione. Cosa hai pensato appena l'hai sentita, visto che lei ti aveva appunto detto che era proprio adatta per te? Ho pensato, cavolo, ha beccato in pieno quello che vorrei dire io e musicalmente dove mi sento più a mio agio in questo momento. E quindi con delle sfumature molto rock, molto decise. Sempre con il filo conduttore, la musica pop, perché comunque sono canzoni pop. Per il testo doveva accompagnare un po' anche l'arrangiamento e viceversa, si devono come si dice, incastrarsi. E quindi abbiamo pensato al fatto di raccontare una delusione d'amore, di una storia fatta di bugie, con un risvolto positivo. E quindi alla fine della canzone noi diciamo: e non ho più lacrime, però guardo un futuro, voglio andare avanti e trovare la forza in questa delusione per andare avanti. Quindi questo è il messaggio molto forte. Hai detto che ti rappresenta molto in questo momento, deduco quindi che anche l'album a cui stai lavorando, esatto, sarà un po' su questo filone. Mi racconti un po' come stai lavorando? Sì, il progetto con Fiorella, la collaborazione, non si ferma appunto a questo singolo. E stiamo già provinando alcuni brani, e ne stiamo scrivendo degli altri. Insomma, è un lavoro che sta andando avanti. Il filone musicale è quello, rock pop. E secondo me è quello che mi calza a pennello in questo momento, ma in generale io vengo da quel filone lì, anche prima di X Factor. Quello che facevo, cover ma anche canzoni scritte da me, erano prettamente improntate su questo genere musicale. Senti, adesso precisamente sei in studio, sei in post-produzione, se c'è anche già una data appunto? No, una data non c'è ancora, siamo ancora nella fase diciamo iniziale, siamo in studio e stiamo lavorando ai provini. E li proviniamo e man mano facciamo le bonifiche in base a come ci sentiamo di cambiarle o meno. E siamo ancora all'inizio, ancora una data di uscita non c'è, spero entro la fine dell'anno. Va bene, senti, io mi ricordo che tu hai tantissimi interessi, o chiaramente adesso sei concentrata sulla musica, però a parte la TV hai fatto anche cinema, così. Sì. Sono interessi che ancora coltivi? Ti piacerebbe fare altro? Ti stai occupando di qualcosa di questo tipo? Sei ancora di quell'idea, più che altro? Allora, diciamo che la mia passione, il mio mondo è sempre quello musicale. Cerco sempre di mettermi alla prova. Il cinema è stata una bella prova, perché è stata la mia prima prova, è andata bene, mi sono divertita. Probabilmente nel 2017 affronterò un'altra esperienza cinematografica sempre legata alla musica e quindi perché no? Perché non continuare anche su altri ambiti? Rimango sempre concentrata comunque sul fattore musicale. Senti, ti devo fare una domanda, come vedi il ritorno di Arisa a X Factor? Perché io penso che tu sia stata una delle sue, diciamo, allieve migliori, forse sei quella veramente che secondo me con cui la collaborazione è andata meglio con lei. Ma diciamo che il percorso che mi ha fatto fare Arisa X Factor è stato molto, molto positivo, mi ha dato delle canzoni e mi ha messo a fuoco in un modo, come si dice, giusto, e io mi trovavo a mio agio con le sue scelte. E abbiamo fatto un bel percorso insieme, lei era molto felice. E io non mi aspettavo, perché comunque non la conoscevo tantissimo Arisa, la conoscevo perché aveva fatto Sanremo Giovani, aveva fatto Sincerità, poi si è creato un rapporto anche a livello personale e c'era tanto scambio, e quindi magari anche lei mi chiedeva cosa ti piacerebbe fare, cercava di venirmi incontro e ascoltare quella che ero io musicalmente.
E secondo me ha un'attitudine positiva nei confronti dei concorrenti che ha sempre avuto. E quindi è un'ottima coach, forse deve mettere da parte un po' la parte emotiva. Lei è una persona che si affeziona molto, quindi la parte emotiva è molto forte in lei, ma perché ci tiene tanto e si affeziona alle persone con cui lavora. Senti, tu quanto ti senti cambiata rispetto a quell'esperienza lì, in questi anni? Ma cambiata sicuramente. Artisticamente. Sì, no, beh, ma anche personalmente, è stata un'esperienza sia musicale che personale. E mi sento maturata, diciamo che conosco forse meglio i miei limiti e conosco meglio anche quello che sono io musicalmente. Mi sono messa alla prova in tante cose, ho scoperto che posso fare cinema, forse, adesso forse è un parolone dire che sono un'attrice, no, però mi sono messa alla prova e è andata bene. Questo mi ha dato l'esperienza di X Factor e post X Factor. Beh, anche perché chi non risica non rosica, quindi insomma. Quello sì. Una bella filosofia. Sì, io cerco sempre di fare delle cose, le cose che sento e delle cose che penso siano adatte a me e di non snaturarmi troppo, perché non avrebbe senso, non mi troverei a mio agio. Quindi ho fatto cinema, sì, pensavo di non essere a mio agio, però era tanto inerente alla musica, quindi sostanzialmente ho fatto poi quello che volevo fare, ecco, cantato.